sede di Itaca, la società partecipata del Politecnico, che insieme all'Università di Torino, al Politecnico fa attività di ricerca e ha vinto un bando da 4 milioni di euro detto da Frontex. Siamo qui per contestare questi accordi che Itaca ha voluto siglare insieme al Politecnico, con l'Agenzia Europea di Guardia di Costiere e di Frontiera. Un vero e proprio servizio di committenza in cui i migliori strumenti di ricerca, i migliori ricercatori, l'eccellenza del Politecnico vengono piegati a scopi criminali per un'agenzia che è nota per respingere violentemente i migranti, i richiedenti asilo, i profughi che scappano da quegli scenari di guerra che l'Occidente ha contribuito a creare. Il bando da 4 milioni per cui Itaca e il Politecnico dovrebbero lavorare prevede la produzione di infografiche, di mappe, di cartografia al dettaglio su un tratto altamente strategico per Frontex e per l'Unione Europea, quello del confine russo e polacco. Quello stesso quadrante in cui in questi giorni e in queste settimane abbiamo visto aumentare le tensioni e le violenze, con il governo polacco che non si fa scrupolo a schierare migliaia di agenti di polizia e dell'esercito, i droni di Frontex che sorvolavano la frontiera, le truppe NATO schierate a sparare contro migranti inermi stanziati ai confini. Ecco, se gli scopi del bando rimangono segreti per interessi strategici e militari, l'operato di Frontex è noto a tutti. Tra 2015 e 2021 i morti per mano di Frontex accertati sono più di 18.000 e nel 2027 questa agenzia europea, finanziata da tutti i paesi membri, dovrà aumentare notoriamente i suoi finanziamenti fino a 5,6 miliardi con un vero e proprio esercito da 10.000 agenti. Frontex è figlio delle politiche europee, finanziato da tutti i paesi membri dell'Unione Europea. I nostri soldi nel bilancio continueranno ad aumentare per scopi militari anche per finanziare questi criminali. Il direttore del DIST, Dipartimento di Eccellenza, in cui lavora anche il Politecnico e che lavora proprio in questa sede di Itaca, ha detto che questo accordo è in linea con gli obiettivi della scuola. E anche la compagnia di San Paolo, l'altro soggetto che compartecipa a Itaca, una vera e propria fondazione bancaria che si riempie la bocca di parole di solidarietà, di assistenzialismo, di sviluppo nelle università come nei quartieri, evidentemente è veramente d'accordo con questi scopi e con questo bando. Mentre si riempie la bocca di queste parole, non esita a correre da migliore offerente per lucrare sulle miserie altrui, da chi scappa dalla guerra, da chi scappa da scenari di devastazione. E con questi soggetti che i ricercatori della nostra università intendono fare accordi e intendono lavorare, da parte nostra, cioè quella degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e del personale del Politecnico dell'Università di Torino, non ci stiamo a vedere nelle nostre università queste politiche. Ci rivolgiamo a tutti quei ricercatori e a quei lavoratori che non vogliono partecipare a questa partita che si gioca sulla pelle di persone che scappano dalle guerre e che credono che la ricerca debba proseguire un benessere collettivo e non essere vendute ai gendarmi dell'Unione Europea. Invitiamo a partecipare al presidio che si terrà durante la seduta del Senato accademico il 14.